nostro amico agricoltore Giuseppe Tatangelo, presidente dell'Associazione Tutela e Attività Produttive Abruzzo e Molise, e anche con lui ne stiamo vedendo di bene. Buonasera, intanto sono Giuseppe Tatangelo, ringrazio l'ASPAL di avermi invitato. Mi piace il lavoro che si sta facendo, sono orgoglioso che questa sera c'è, oltre a tutti voi, c'è anche Mariano Ferro, leader dei Forconi siciliano. Volevo fare un discorso breve, ma maggiormente per farlo capire a questi politici che ci rappresentano. Vorrei fargli capire a questi signori politici che la dieta mediterranea non è stata riconosciuta dall'UNESCO tanto per caso, tanto perché se la sono inventata. È la dieta, diciamo, dell'eccellenza a livello mondiale. Ma non è per caso, è perché l'Italia, essendo circondata dal mare, è ricca di olio. Ma questi signori politici, da fargli capire che la vegetazione, l'agricoltura, la vegetazione in generale non assorbe solo l'iodio, assorbe anche l'inquinamento, cosa importante. Quindi non possiamo continuare a tenere la dieta mediterranea, il piatto, la cucina italiana riconosciuta dall'UNESCO, con l'agricoltura fatta vicino alle industrie, vicino agli aeroporti, vicino alle discariche, vicino a biomassa. Quindi bisogna stare molto attenti, anche perché in Italia le industrie sappiamo che fine hanno fatto, gli industriali lo sappiamo tutti che fine hanno fatto. Gli emigranti sembra che non ci siano più, se siano convertite le cose. Ci abbiamo gli extracomunitari che mangiano da noi, mangiano pane e cipolla e poi riportano i soldi all'estero, diciamo al Marocco, alla Tunisia, in Algeria e quant'altro. L'unica cosa, speranza, che ci è rimasta in Italia è l'agricoltura, solo quello. Noi siamo i più ricchi del mondo con la dieta mediterranea riconosciuta dall'UNESCO e tutti vogliono copiarcela, come diceva Mariano Ferro, tutti ci stanno provando. Ma ricordatevi, signori politici, che l'Italia, ripeto ancora una volta, è ricca di olio, cosa che pochi lo sanno, pochissimi lo sanno. Quindi nelle audizioni parlamentari dovete parlarne, perché tolta questa agricoltura, la nostra agricoltura, anche se in parte c'è stata già tolta, perché questi signori politici cercano sempre di aumentare la superficie di territorio coperta da parchi. I parchi non sono altri che serbatoi, fungono da serbatoi di lupi e di cinghiali, che noi in Abruzzo ci abbiamo circa il 75% di territorio. I terreni marginali, i terreni interni sono stati tutti abbandonati, gli agricoltori hanno tutti abbandonato quei territori per i disastri, per le tresche che vengono fatte la notte da lupi e dai cinghiali negli allevamenti e nell'agricoltura. Quindi queste sono cose che ne dovete parlare nella Commissione Ambiente e nella Commissione Agricoltura, è importantissimo. Grazie, ho finito.